quanto riguarda la città di Genova, stiamo intensificando i lavori su tutti i cantieri in modo tale da poterli concludere nel più breve tempo possibile a partire dal raddoppio di Genova. Per quanto riguarda ovviamente ferrovie e trasporto pubblico locale, stiamo lavorando sia con le vertici di Trenitalia sia ovviamente con le municipalizzate e le aziende della città metropolitana per garantire servizi sostitutivi ai cittadini nel più breve tempo possibile. L'alta emergenza sono i rifiuti. I rifiuti si è distrutto nello schianto di un compattatore di Amio e quindi c'è un'emergenza rifiuti su Genova, un'emergenza ovviamente limitata a una parte specifica dei rifiuti che riteniamo non sia particolarmente grave, quindi la risolveremo nelle prossime ore trovando sedi di collocazione diverse da quelle o appoggiandosi a altre strutture regionali di supporto per qualche settimana fino a quando il compattatore non potrà tornare in funzione. Di tutto questo ovviamente fa parte dell'ordinanza di protezione civile che abbiamo, dello stato d'emergenza che abbiamo chiesto e dell'ordinanza che stiamo predisponendo col Dipartimento Nazionale, quindi verrà poi coperto con gli stanziamenti straordinari del governo. Il porto di Genova e Ansaldo Energia hanno annunciato un gravissimo danno alla loro attività. Beh, è fuori di dubbio che tutto questo comporti un danno serio, qui dobbiamo correre ai ripari nel brevissimo periodo con soluzioni tampone alternative le più efficaci possibili. E poi per me l'emergenza finisce quando la città e le sue strutture torneranno nella loro piena operatività, anzi nell'aumentata operatività di tutte le grandi opere che stiamo facendo per mettere in sicurezza il territorio e renderlo più fruibile, più agibile, più efficiente dal punto di vista della logistica. Quindi ci stiamo lavorando tutti i giorni e mi auguro che tutti rendano nella stessa direzione.